Io credo che siano notizie particolarmente positive quelle che diamo nell'asse intrapreneuriale di quest'anno, perché al di là dei numeri del mercato e del fatto che il mercato appunto abbia ripreso dopo ben 7 anni di negatività nel suo complesso, diciamo ci sono delle notizie molto buone riguardanti i processi di innovazione delle aziende, soprattutto delle grandi aziende e poi a scendere verso le medie e le piccole. Perché? Perché l'IT finalmente ha trovato un equilibrio anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie che permettono soprattutto di iniziare dei processi che riguardano l'innovazione nei riguardi del cliente ma anche dell'efficientamento stesso dell'azienda. È chiaro che in questo lavoro sono molto importanti i fattori tecnologici, ma le tecnologie sono sempre solo strumenti. Quello che conta è la capacità di investimento, la capacità di utilizzare risorse appropriate e soprattutto il fatto che ci siano equilibri tra coloro che guidano questo processo di innovazione, quindi i nostri CIO, i CIO che sono ormai nel board delle grandi aziende italiane. Questo è quello che sta avvenendo e sta avvenendo in maniera molto veloce, per cui ne siamo contenti e il nostro business l'abbiamo definito un po' la grande bellezza, l'IT è diventata la grande bellezza per tutte queste novità che ci porta ogni anno. Grazie.